Non ha bisogno di presentazioni, lo dico giusto per dire, Enrico Montesano. Ma giusto per dire, grazie, sì, sono io, è vero. Volete il documento? Vi faccio vedere il documento. Dai, siccome prima hai fatto voce contro voce, imitazioni, per cui sai, insomma... Ridere. Io nasco come imitatore, ho fatto le imitazioni. Vabbè, ma quello perché mi fa simpatia, faccio sempre... Guardate sulla rete, la rete dovete seguire, la rete. La rete è il futuro. La rete è il futuro, cacchio, baffanculo. Vabbè, allora... No, al Sistina, di nuovo, tornato al Sistina, finalmente, a furor di poco. Sono contento perché la vivevo un po' come una sofferenza, cioè... Sono stato 25 anni qua con 7 commedie musicali, ma mi avevano dato lo sfratto, non si capiva perché. Ora Massimo Romeo Piparo ha voluto fare questa cosa, io sono ben contento, poi più in là, per accontentare anche gli abbonati del Sistina, a metà gennaio faremo C'è qualche cosa in te, e adesso insieme a Pippo apriamo questa festa, questo omaggio, proprio questo... al Teatro Sistina, da quando è stato costruito a oggi, però legandolo anche al contesto storico, alle commedie che facevamo qua, alle meravigliose musiche. Qui abbiamo dei musicisti straordinari. Abbiamo sentito prima che avete fatto un duetto con Pippo. Sì, ma sai, da Trovaglioli a Kramer, per passare a Rachel Modugno, anche attori e musicisti, nel caso di Modugno più autore, ma anche Rachel ha scritto delle canzoni incredibili. Ci abbiamo delle musiche meravigliose che vorremmo farvi sentire. Poi Pippo racconterà delle cose, io ogni tanto gli strapperò il microfono, perché sennò non lo ferma più nessuno, gli farò qualche dispetto, ma amichevole, simpatico, e andremo avanti. Poi è chiaro, Sistina vuol dire musica, coreografie e show. Quando dici Montesano Sistina, dici anche che poi io devo fare quelle cose al pubblico che se le aspetta, quindi cercherò di accontentarlo, ecco. In tutti gli aneddoti che tu hai scoperto sul Sistina, no, per fare il Sistina, ce n'è uno che ti ha colpito in modo particolare? Ma ce ne sono tanti, non ve ne posso dire uno. Che intanto questa strada non si chiamava così, poi vi diremo perché, ma insomma, da quando si chiama Sistina succedono delle cose. Un gruppo di turisti giapponesi entrò per vedere la Cappella Sistina e Galinei gli disse no, è in teatro, e... per dire uno dei tanti. Figuriamoci, insomma, scambiare l'ingresso del teatro per... Possono succedere. Poi il teatro, essendo stato frequentato da tanti personaggi, avendo fatto tante cose, ha tante curiosità, tante amenità che noi cercheremo di raccontare in maniera spiritosa, ironica, divertente, veloce, allegra. Senti, ma in conclusione invece un bel Sistina Story in televisione non potrebbe essere? Questo potrebbe anche essere, se piacerà l'idea ai dirigenti della RAI, perché no? Ma adesso levandogli 100 sono stati tolti, è stato tolta, la RAI deve partecipare come tutti, tutti devono fare sacrifici, la RAI 150 milioni, li sono tolti alla RAI, deve fare sacrifici come tutti, d'altronde io mi gioco la faccia. Presidente, ma lei sacrifici? Io mi gioco la faccia, noi italiani se giochiamo la solita parte, che è quella, io li faccio i sacrifici, non si preoccupi, io vado in bicicletta, vado a Palazzo Chigi, stavo scherzando. Ragazzi, non ci resta altro che venire al Sistina a vedere Sistina Story con Enrico Montesano e Pippo Baudo. E poi venite pure a vedere C'è qualche cosa in te, che è una commedia deliziosa, l'ho scritta io. Fatemi contento come autore, insomma. Poi il grande ritorno, insomma, ragazzi, è di casa, via. Dai, via, ecco, siamo qua, siamo tornati a casa. Grazie. Un saluto per gli amici di Fanwick. Ecco, che gli devo dire? Fanwick, fate un buon week più che altro.